Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. Amici sportivi, buonasera, buonasera amici sportivi, oggi 16 dicembre, tre mesi esatti della prima puntata, correva in lontano 16 settembre 2016, oggi ripeto siamo a tre mesi esatti, sempre qui con la mia squadra, con il mio grandissimo opinionista, la mia sinistra Paolo Falferri. Buonasera. Ciao Paolo, buonasera, grandissimo Marco. Sempre nelle tue esposizioni, so che è molta carne al fuoco questa sera, andiamo a presentare anche gli ospiti, ovviamente abbiamo una presenza notevole, di notevole spessore, Don Franco Scarboncin, lo presentiamo, parroco di Mandriola. E al suo fianco abbiamo, è uscito da poco dall'ufficio, abbiamo Giampiero Piccoli, al quale rivolgo la prima domanda, così proprio in diretta, una domanda molto pertinente. Ma Giampiero, io ti vedo lavorare molto, ma non è che vorresti tornare in quello che era il tuo mondo, cioè quello bancario? Io ho già avvisato a suo tempo i miei colleghi che se mi vogliono ancora, io posso tornare di nuovo a lavorare in banca. Allora, non si sta così tanto male in banca, no? No, non si sta male perché l'ambiente era bello, avevamo una bella squadra tra i quali c'era anche Agostino Motta e mi ha lavorato bene, di comune accordo, e quindi non era fatica. E alla fine la banca anche ci pagava anche abbastanza bene. Questo penso di quindi, saperne qualcosa. Salutiamo Agostino Motta che è influenzato, sì, lo salutiamo auguri. Molto calorosamente. Agostino, auguri di una pronta guarigione, sappiamo che la tua iperattività ti ha portato a fermarti, ma gioco forza, anche i guerrieri ogni tanto cedono. Io andrei subito a fare la prima domanda a Don Franco, un nome che sa di libertà, Franco appunto, e è una trasmissione di sport. Don Franco, nella tua parrocchia si fa sport? Ben, abbiamo una polisportiva in realtà, polisportiva Mandriola, ecco, fondamentalmente fanno, ci sono 200 iscritti, sono pochi, quindi sono parecchi, c'è un gruppo direttivo e fanno attività in palestra, quindi dai balli al Kung Fu, tanto per capirci, ecco, con tutte quante le altre modalità, ecco, di ginnastica libera. Ecco, dai ragazzi agli adulti. E poi i ragazzi invece che fanno calcio sono orientati o verso Sant'Agostino oppure verso la polisportiva di San Lorenzo. Quindi ecco. Siamo sempre in zona? Sì, sì, sono tutte le parrocchie. Noi a Albignasego siamo in 8 parrocchie. Io sono a Mandriola, sulla strada, diciamo, statale 16. Come se vince da cartellonistica stradale ogni tanto. Sì, sarà una battaglia. Battaglia, sì, quella chiesa grande, un po' monumentale, ecco, che è ferma. Sì, le chiese che facevano poco prima del concilio degli anni 50. Inizia ad emergere la grandissima cultura di Don Franco, sappiamo anche autore di pubblicazioni e quant'altro, quindi una presenza veramente di spessore questa sera. Io rivolgo un'altra domanda a Don Franco, dato che siamo in tema sportivo, la domanda può essere nella sua banalità
scontata, però quanto importante è lo sport come sinonimo di aggregazione? Guarda, io sono stato anche in altre parrocchie e c'erano parecchi ragazzi impegnati nello sport, specialmente nel calcio, per esempio a Carceri, sono stato 12 anni anche a Carceri. Vicino a Este, cioè, è una comunità, vicino è una parrocchia. Vicino a Vignizzolo, Ponso, che è la zona là, vicino a Este. E però guarda, c'era un bel gruppo sportivo che agganciava i giovani, che li teneva, faceva allenamenti. Ecco, ma anche a Mandriola. I ragazzi, quando sono impegnati in qualcosa, non ho tempo per fare altro, perdere la testa, penso droghe, penso bere, penso a fare gruppi un po' di contestazione, non perché non possano fare contestazione, ma specialmente gruppi che vanno allo sbando un po'. Quando hanno quell'obiettivo là, i dirigenti stessi li tengono sotto controllo continuamente, quindi uno non può permettersi di magari avere lo spinello o far troppo tardi la sera o bere. Lo sport li tiene anche inquadrati in una certa linea, certo, anche disciplinare e anche morale. C'è una sorta di controllo dall'alto. Certo. E credo che tutto sommato questo sia importante per un ragazzo, specialmente in età in cui ha bisogno di essere un po' messo, magari aiutato. Ecco, anche magari avere qualche sponda su cui tenersi. Guardi, Don Franco, lei sfonda una porta aperta, perché io dico sempre, io sono innamorato, Paolo mi può dare conferma, perché Paolo è un profondo conoscitore del calcio dilettantistico, io sono innamorato del classico campetto a fianco al campanile. Certo. Per me è una fucina di valori. Giocare non per competizione, non perché dobbiamo fare i bravi, dobbiamo emergere. Quando il suono delle campane sancisce la fine del primo tempo. Per esempio. Quando il suono delle campane è una cosa spettacolare. Don Franco, lei ammetterà... Passo la domanda a Paolo, ecco, prego Paolo. Lei ammetterà che la tecnologia ha portato via parecchio ai campetti, come dice Marco, del Maldonato, perché io ho 48 anni... E ho giocato, io abito a Saonara, il campetto nostro era un campetto di sassi, noi eravamo sempre là presenti, non c'erano telefonini, non c'era tutto questo. La tecnologia ha portato via, secondo il mio punto di vista, l'unione nei patronati, anche diciamo nei bar, però nel caso dei nostri ragazzi nel patronato. Dico, Don, lei ha fatto delle affermazioni ben precise, tenere i ragazzi uniti nella chiesa, nella parrocchia, li tiene lontano da altro. Io volevo fare una domanda: quanto passano il tempo nella sua parrocchia i ragazzi? Beh, guarda, noi abbiamo anche un centro giovani, ecco, e abbiamo... Che età hanno, Don, scusi? L'età? Sì. Beh, l'età sono i ragazzi delle elementari, medie, e dopo quelli dei superiori trovano altre mete, certamente. Ma i ragazzi piccoli sono là. Poi abbiamo, tanto per dirti, adesso quando c'è la scuola, i ragazzi finiscono la sera e non hanno tempo di venire in parrocchia e va bene così, devono studiare. Ecco. Ma per esempio il sabato, la domenica, poi il calcio certamente li assorbe moltissimo. Ma per esempio nei periodi estivi sono sempre là che giocano, sono impegnati nel centro estivo, che noi cominciamo, tanto per dirti, a giugno, luglio, agosto, sono tutti là al centro estivo. Abbiamo un centinaio di ragazzi e quando fanno il Greste, che allora quello ha magari un'altra fisionomia, sono tutti là. Ecco, quindi ti dico, abbiamo bisogno di un centro, abbiamo bisogno di locali, abbiamo bisogno di un campo da calcio, abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno di... Don Franco, mi hai ricordato la parola Greste. Abbiamo fatto tutti quanti, qui passaggi li abbiamo fatti tutti. Qua intervengo io perché mi hai ricordato in tempi proprio della parrocchia, del patronato, dove siamo cresciuti, anche con ideali buoni, come ci hanno insegnato, e proprio il Grest, la parrocchia, il calcetto, i tavoli da ping pong, bellissimo, molto molto bello. E anche le volte, quando passo in sala battaglia, lo vedo sempre io il campetto da calcio. È piccolo, diciamo, per le partite un po' quelle regolari, per i campionati, eccetera, però so che viene utilizzato o da qualche società amatoriale che ha la possibilità anche loro di poter giocare. Però la mia domanda è un'altra e la faccio subito a Don Franco. Bene, le attività in palestra, tutto, però so anche che fate altre attività ricreative. Faccio un nome a caso, ma io sono venuto alla Sagra.
Fate anche. Abbiamo, come tutti i paesi, fanno un po' di sagra. No? È un momento di aggregazione, non certo, è una grande sagra, certo, è a livello, no, è a livello so, paesano. Bello, tanto, bello. Tanto per dire, noi da qualche anno non invitiamo neanche più. Per esempio le orchestre e i complessi so, no? Si arrangiano, per esempio le, la polisportiva no? Fa i saggi alla sera, noi mentre magari c'è non so, stand gastronomico, ci sono altri che fanno no, la pesca, altri che fanno giochi, davanti alla chiesa no, c'è una specie di piazzale, la mettiamo sedie, mettiamo, e quelli che partecipano alla polisportiva ogni sera hanno un saggio da presentare al pubblico. Quindi sono c'è una sì, è davvero, a livello familiare, teatro, a livello sì, stiamo invitando Don Franco che popolo qua c'è, potrete, io ho due informazioni tecniche, Don Franco, potrete rivedere Don Franco la puntata domani alle ore 16, quindi prima oh, dello shopping pomeridiano prenatalizio alle ore 16 si replica. Vedo già un primo messaggio, ricordavo appunto i saluti, grazie da Venezia, i saluti di Ale, Dani e Massi, da, appunto dalla provincia di Venezia. Ecco, volevo ricordare, mi hanno proprio anticipato, il numero sovrimpresso per i vostri messaggi, mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Quindi abbiamo veramente un Don Franco molto, ma molto loquace, che ci ha dato delle chicche veramente importantissime inerenti al mondo del calcio e non. Andiamo con la nostra prima rubrica, entriamo nel vivo con la giornata nera, non prima di aver domandato prima dell'immagine, oppure dovremmo essere già in fase di giornata nera, aspettiamo un minuto che il buon regista. Beh, eventualmente io ho anche un prego, saluto prego, importante, approfitto visto che c'è anche Don Franco, grandi, grandissimi festeggiamenti alla pompa dello sportivo, è nato un fiocco celeste azzurro, un nuovo centravanti, perfetto. Alessandro, quindi un augurio alla mamma Elisa e al papà Matteo, ma soprattutto alla nonna Luisa e al nonno Tony della pompa dello sportivo. Vediamo che non se manca, non manca mai nella nostra trasmissione. Va trasmissione. Bene. Impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio, servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova, abilitato il trasferimento salme ed abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione, reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio, a Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Azzare. Eccoci qua, intanto salutiamo l'amico Lori, sempre che i nostri sponsor, ricordiamo, bisogna andarli a trovare sempre. Allora, c'era l'imbarazzo della scelta anche questa settimana, però me la sono sentita di dare all'Albignase, che ospitava in casa la Vigo Limenese. Doveva essere il giorno del sorpasso sulla capolista Vigo Limenese, invece si è scoperto la forza e la qualità della squadra di mister Taro Prisco, trascinata da un super Pavanello, meglio conosciuto come Edo. E io c'ero. E c'era il nostro ci racconti la partita, Paifeni. Paolo? Partita semplice, dominio territoriale. Anche se in primo tempo è stato abbastanza equilibrato, non tanto, però la Vigo Limenese è un squadrone. E si è dimostrato meritato nello scontro diretto. Sì. Quindi uno 3-0 sonoro. Io vorrei fare i saluti, gli auguri di buon compleanno a Francesco Cesaro da Mortise, un quartiere popoloso e famosissimo in Padova, 47 anni, appunto tifosissimo del calcio Padova, ma residente a Sant'Andrea di Campodarsico, al centro anche di una di Maurizio Bedin, prima andato, poi rientrato, ne parleremo. E Francesco Cesaro, appunto, che compie 47 anni, tifosissimo del calcio Padova. E un'altra cosa importantissima, vorrei ricordare un appuntamento del 19 dicembre, che oltre ad essere il compleanno di Agostino Motta, abbiamo la panchina d'oro del calcio veneziano, inizio si aprono le danze alle ore 19, e a Villa Patriarca a Milano. Quindi abbiamo un importantissimo, e le telecamere di Caffè TV 24 saranno ovviamente presenti. In diretta, ricordo, esatto, 19 dicembre. Sì, panchina d'oro, appuntamento molto importante perché, prego, Giampiero, sì. Ricordo, ci sarà la presenza del presidente nazionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Olivieri, il suo segretario Aragonesi, ma anche la presenza
del mio presidente regionale Veneto della FIGC, Giuseppe Beppi Lucia, con il segretario Alessandro Borsetto. Ci sarò anch'io, molto, un appuntamento molto importante e bene anche organizzato dall'AIAC di Venezia, proprio nella persona di Michele Martò e i suoi collaboratori, tra i quali ricordo Tommaso Franzoso, proprio, che è stato nostro ospite. Quindi non mancate, perché saremo noi anche presenti alle 19, una bella serata, una grande novità. Io ho una domanda per Don Franco, una domanda: so che il fiore all'occhiello a Maggiola è la scuola materna, così mi dicono, può essere l'edificio più recente, diciamo di una certa consistenza anche, le carte le abbiamo incominciate nel 2004 e poi l'asilo l'abbiamo aperto, l'asilo infantile con una scuola di nido e infanzia, ci sono una cinquantina di bambini al nido, quindi vuol dire dei bambini da un anno a tre anni, e ce ne sono 110 da tre anni a sei anni, quindi ci sono 160 bambini. E teniamo presente che tutto il Bignasego ha 8 parrocchie, ci sono 8 asili, ogni comunità ha un proprio anche centro infanzia. Ecco, è un asilo fatto con criteri recenti, moderni, è a pianta, diciamo, a ventaglio, ecco, ha grandi lucernari, un grande salone oltre 400 metri, ecco, con quattro sezioni della infanzia, ripeto, quelli più grandini dai 3 ai 6 anni, e c'è un grande spazio per i bambini, 2000 metri coperti e 3000 metri di terra, ecco, fuori per giocare, quindi di erba, quindi e non ha barriere, perché tutto quanto è pian terreno, quindi tutte le porte a dirette che va sull'esterno, ecco, con il pavimento a riscaldamento a pavimento, quindi i bambini sono tutti a piedi nudi sempre tutto il giorno. Per via che devono sempre fare, devono fare i frantani, devono fare camminano per terra, perché in realtà saranno bambini senza problemi di pianta del piede. Non hanno problemi, sì, ecco, a trovare, non ci sono scale, ecco, le porte sono tutte quante proprio a misura di bambino. È un bel ambiente, sì, fatto con criteri in funzione dei bambini. Però, e poi anche al di là della struttura, anche diciamo la parte formativa, la parte del personale, ecco, studiato e selezionato con criteri molto selettivi. Ecco. Devo fare i complimenti, perché non è facile. Abbiamo cercato che ci sia un ambiente di un certo livello. No, non è facile. Anche perché il nostro asilo ha 30-40 euro di quota più alte degli altri. Ah, ho capito. Però i genitori fanno la qualità, la... abbiamo anche dei debiti che bisogna che paghiamo, ecco, cioè, perché si pagano. Ecco, dovremmo andare con i tabellini, entriamo nel vivo, ecco qua, pronti con i tabellini, lascio la parola ai due espertissimi. Andiamo con Michelotto Gomme e Giampiero. Allora, l'eccellenza girone A, allora l'Ambrosiana, una bella vittoria sul Villafranca, il buon Pozzonovo che batte la seconda in classifica, Bardolino, e un'altra bellissima, purtroppo, vittoria della Clodiense contro la Piovese, un 2-0. Vediamo la classifica, infatti l'Ambrosiana 33 punti, con la vittoria della Clodiense si porta seconda in classifica, staccando leggermente, diciamo, la Belfiorese e il Pozzonovo. Dalla classifica posso dire che Massimiliano Sabadì, molto bene, del Pozzonovo, può ancora dire la sua, non solo per la zona UEFA. Guarda Giampiero, ti dico una cosa, abbiamo parlato all'inizio per le nostre zone UEFA, non c'è ancora un distacco su pochissimi gironi, ne parleremo mai. Andiamo e proseguiamo. Costruzioni Vinai dell'amico Romeo. Ecco qua, diciamo che il Borgo Rico, un'ottima vittoria di 2-1 sul Martellago, la sconfitta della Liventina che è costata la panchina al mister del Saonara, lì è subentrato Mazzuccato, esatto. Tiziano ha avuto è un ritorno, atteso, lui voleva fortemente la panchina, e quella bella vittoria del San Giorgio Sedico in trasferta sul Giorgione, sì, un gol striminzito, però porta a casa 3 punti che li vediamo proprio nella classifica. Attenzione, il Treviso, la terza sconfitta consecutiva, Treviso... ci sono dei grossi problemi societari. E ecco, diciamo che ecco qua c'è un po' di stacco, un po' più sostanzioso nella prima in classifica. Ecco, vorrei dire, questa classifica
non è aggiornata, no, perché la partita in strada con una Cosenza che si è giocata l'altro ieri 14 è terminata 1-1. Non abbiamo avuto non a caso con una crocetta, appunto sopra una crocetta. Esatto, e vorrei soffermarmi ancora una volta sui fatti, purtroppo, e qua dopo farò anche intervenire Don Franco, sui fatti successi a Treviso, dove che la dirigenza, praticamente la società è un po' allo sfascio, e anche qualche, chiamiamolo non tifoso, qualche malavitoso, ha aggredito anche il presidente del Treviso. Quindi una situazione un po' qui. Little Flor, girone di promozione, girone C. Anche qua è un'ottima vittoria del Mestrino contro il Graticolato, Giampiero. Un Ponte San Nicolò che rialza la testa vincendo a Campigo, e un Arcella vittoriosa in trasferta, ma Erne continua il suo, la sua, diciamo, hai fatto, corsa. Hai fatto bene sottolineare la vittoria del Mestrino, perché poi sì, perché domenica prossima lo vedremo dopo e quindi può essere anche per importante, il morale. Certo. Classifica. La classifica, vediamo l'Arcella che continua la sua marcia e con qualche piccolo, diciamo, qualche piccola domenica di intoppo, ma sta continuando. Il Portoviro, il Torre di nostro amico Marco è subito là nella zona UEFA, una zona UEFA bella calda, compreso il Mestrino. Sì. Il Ponte San Nicolò, dai, riesce a, con questa vittoria, a tirarsi un po' fuori dalle sabbie mobili, anche se bene, prima attacco, prima categoria, attacco d'ufficio Marco, sì, l'amico Benedetto. Una buona vittoria della Rocca Monselice sul Solesino del 3-2. Il nuovo Monselice, un'ottima, una buona vittoria, tutte e due vittoriose, tutte e due vittoriose, attenzione, sì, perché e si vede ancora un 5-0 dello Stroppare contro l'Union Visse che colpisce un attimo, però la Solesinese è costato anche qua, sì, un'altra panchina. Esatto. Anticipato Giampiero, un'altra panchina. Posso domandarvi, vediamo la classifica, vediamo prima la classifica dopo, ecco, pensate cosa il nuovo Monselice, anche qua io la considererei, Giampiero, una zona UEFA completa. Non c'è una prima in classifica, io vedo dal Solesino al nuovo Monselice una zona UEFA, ci mettere dentro anche il Cavalzere assolutamente, sì. non capisco l'esonero, però ricordo che a Cavalzere nel mercatino qua è andato Stivanello Thomas, il figlio del nostro Bar Trattoria, il vostro, dell'amico Giampietro, sicuramente farà bene. Andiamo con la Zanoni Infissi dell'amico, ecco, Florio. La giornata attenzione, nera, l'abbiamo detta, anche sì, se io non la considero nera, perché sta. Però una netta vittoria della Vigoli Venese su un Albignasio, l'ho visto molto in difficoltà. Un Masella che ritira su la testa e ha fatto degli ottimi acquisti. Una buona vittoria del Due Stelle. Esatto. E lo Janus non era una vittoria facile contro il Piazzola. Vediamo la classifica. E l'Union Canonighi che secondo me perde due punti. Perde con due quella, punti importanti. E lo certo, vediamo dalla classifica. Certo. I due punti che pesano per l'Union Canonighi. Certo. L'Albignasio in effetti la giornata nera, perché era l'opportunità. Certo, certo. No, assolutamente non era contestata, ma era perché dopo aver visto la partita mi sono reso conto che veramente la Vigoli Menese è molto molto fa poi tamo. E anche qua un po' Vigoli Menese adesso parecchie da zona UEFA. Certo, attenzione allo Janus che ha preso la punta a Correzzola. Andiamo al Beto Vento dell'amico Romeo. Benissimo, che salutiamo, sì. Anche qua c'è una vittoria della Luparense a San Floriano, un bel 4-0. Un Cassola fuori casa, ancora una vittoria esterna 6-0. Quando vediamo questi risultati a questo periodo qua, Giampiero, il Mottinello perde contro la Fontanivese. Ma il 6-0 lo vedremo, sì, nella classifica, sì, adesso. Lo vedremo adesso. Vediamo, lo vedremo un po', sì, la classifica del Benton Brenta. La vittoria del Luparense ci avvicina molto. Anche qua sono un paio di squadre che se ne stanno andando, la Juventina e la Luparense. Qua penso che sarà una cosa abbastanza solitaria. Anche il Carmenta ha cambiato anche panchina. Molti balli di panchine. E poi da buon padovano spero nella Piombinese. Eccoci qua. Abbiamo ancora dei messaggi. Complimenti a Marco, mi raccomando, dimenticavi la nostra terra. Ah, ok, l'abbiamo già ricordato più volte. E un saluto a Michele Marton, ciao. Sì, certo. Il mio presidente. Più volte ricordato il presidente allenatore. Il grande, sì, avvenimento molto importante. Io prima di andare in pubblicità, vorrei ricordare, ci ha lasciato in questa settimana la nonna di Natale Ronzullo, che è un calciatore, un atleta dell'Atletico 2000 Juniores. Saluto anche i genitori Vito e Maria Grazia. Adesso possiamo andare con la nostra prima pausa pubblicitaria.
L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a 90 Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova in zona Arcella, in via Bonazza numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli. Veicoli fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Promi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Promi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Promi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Promi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Alpignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo, la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Alpignasego, Padova e Piave di Sacco.
Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 d'acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia di interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mapfre. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, statale 16, Piove di Sacco, dietro il centro commerciale, a Padova, via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Bentornati in diretta dopo la prima carrellata dei nostri sponsor essenziali veramente per la nostra trasmissione. Io passo la domanda a Don Franco, domani data molto importante, compie gli anni Papa Francesco, sarà Don Franco a dirci quanti ne compie, ma soprattutto a parlarci di una famigerata lettera. Beh, il Papa compie 80 anni, ecco, dopo non so se sia un merito compiere gli anni, comunque gli facciamo gli auguri, comunque gli facciamo gli auguri anche, studio, e non ovviamente. Porta iella anche se li facciamo prima, tranquilli. Ecco. C'era questa preoccupazione. No, ecco. Io credo, non credo alla Iella, quindi ce la tiriamo da soli se vogliamo. Beh, ma credo in una provvidenza, ma ecco, io stimo il Papa, a differenza di altri, anche se come prete dovrei stimarli tutti. In realtà mi rendo conto che il Papa, sì, a volte diciamo che è il Cristo in terra. In realtà è il Papa, questo Papa fa capire che è un uomo come noi, è un po' uomo qualche volta dice qualche parola in più, qualche volta, ecco. Ma i gesti che fa di carità, di attenzione agli altri, credo che siano grandi gesti e sono nella linea del Vangelo, e questo è importante. Poi teniamo presente, per esempio, la lettera che ha scritto l'enciclica Laudato Si. Mentre tutti i papi le facevano encicliche, erano dentro la Chiesa, come se fossimo dentro una sacrestia, questo ha avuto il coraggio, che sembra un papa magari così un po' anche modesto intellettualmente, in realtà è un papa che ha guardato molto fuori e ci dice che se non teniamo presente il mondo, l'universo, l'ecologia, non so, il sistema dell'inquinamento, noi andiamo ci soffochiamo. Ed è il primo papa, la prima autorità a livello ecclesiale che fa un discorso, diciamo, aperto, che non riguarda solo i cristiani o dentro la Chiesa, ma ci dice a tutti, guardate, che i problemi della terra proprio, pensiamo all'inquinamento, pensiamo all'effetto serra, no? Ecco, a queste forme che il progresso non prende in considerazione, queste qua ci possono in realtà tornarci addosso come se ci tirassimo una zappa sui piedi. Quindi bisogna che abbiamo un respiro molto più ampio. Dio, in realtà, possiamo anche non crederci in Dio, e Dio ci vuole bene lo stesso. Quindi non dobbiamo preoccuparci se crediamo o non crediamo, ma piuttosto tenere presente che dobbiamo migliorare quel metro e mezzo, due metri attorno a noi, proprio così, concretamente. Se io tengo pulita un pezzo di strada davanti a me, il mio cortile davanti a me, la piazza, in modo che sia ecologicamente, ecco, pulita, ho un vantaggio io, ma ne ha vantaggio tutto il mondo. La comunità. Troviamo Franco, ancora... Mi permetto di... Scusi, abbiamo ovviamente in maniera molto tempestiva, Giampiero mostrava una delle sue pubblicazioni, perché sappiamo che lei è persona molto modesta, però noi ci teniamo a far notare alla gente le sue due pubblicazioni, che vediamo appunto che il nostro grandissimo Harry inquadra. Quei titoli non li leggo, ma li lascio leggere agli spettatori per trarre anche in realtà sono sulla, il titolo, sul dice titolo un po'. Dei due libri, delle due pubblicazioni di Don Franco, che mi dice avere molto materiale da esternare. È difficile pubblicarlo, è difficile pubblicarlo, questi qua non li ho pubblicati, li hanno pubblicati quelli della comunità mia, perché è tutto in internet, e dopo hanno preso, qualcuno della comunità ha preso il materiale e l'ha pubblicato e me l'ha regalato. Oh. Ecco, non l'ho pubblicato io in realtà, neanche questo qua è stato pubblicato da una persona
che è in Abruzzo addirittura. Quindi il regalo fatto all'autore. Sì, che me li hanno regalati, sì. Quindi va bene, magari non erano neanche pratici a scrivere libri, ma per esempio questo qua non è neanche l'indice addirittura, ma va bene così, ecco. Noi torniamo al calcio giocato, perché abbiamo delle interessanti immagini che vanno a scorrere. Adesso il grandissimo Davide darà luogo appunto all'immagine della partita, del nostro incontro germano-zerbetto. Eccoci qua. Amici sportivi, il più cordiale buon pomeriggio dallo stadio Dal Molin di Arzignano, dove oggi si affronteranno per la 16ª giornata del campionato di Serie D Girone C l'Arzignano Chiampo e il Legnago. Passiamo subito ai tabellini. Arzignano 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 17 gol fatti, 18 subiti. Dall'altra parte il Legnago con 20 punti, triplo 5, 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 23 gol fatti, quinto miglior attacco e 21 gol subiti. Amici sportivi, vi lascio le immagini e buon pomeriggio! Ecco, come al solito commentiamo le immagini del nostro grandissimo Germano Zerbetto, che saluto in diretta per la precisione e ovviamente ricordo professionalità con la quale ci dà le immagini. Abbiamo ovviamente le due compagini che vanno a scontrarsi, abbiamo in maglia, appunto in maglia gialla con inserti azzurri Legnago. Abbiamo il Legnago, appunto, ecco, che sta in zona d'attacco, ma il portiere para in maniera esemplare. Abbiamo ancora l'azione dei bianchi, una partita abbastanza equilibrata con un palo clamoroso che va veramente a salvare il portiere. Abbiamo ancora la squadra del Legnago ancora con giallo-azzurro, un'azione abbastanza confusa, ma ecco il tiro che lambisce il palo. Una partita, dicevo, abbastanza equilibrata, comunque una leggera predominanza territoriale da parte dei giallo-azzurri, con una palla che scorre lungo la linea, lungo l'area. È ancora però la squadra in bicolore, la chiamiamo, con una conclusione veramente che va a stamparsi sul palo. L'Arzignano-Legnano finisce 0-0 nel corso del primo tempo. Abbiamo avuto più azioni dei gialli. Prego, Giampiero. Intanto scorrono le immagini del secondo tempo. Prego, Giampiero. No, ricordando anche che l'Arzignano, vedendo un po' la classifica, doveva quantomeno vincerla questa partita e quindi fare qualcosa di più del Legnago, anche per poter continuare a sperare sempre nella zona UEFA. Vediamo, anche qua, salvataggi. Appunto, la squadra che ha fatto più azioni, ovviamente una serie di azioni pericolose, ma abbiamo i bianchi del Legnago che rispondono comunque colpo su colpo. Abbiamo comunque anche veramente una difesa ben attrezzata, ma possiamo dire veramente un rullo compressore. L'Arzignano, il Legnago risponde con questa bellissima azione, ma anche questa sfuma, ahimè, al lato della porta. Ma è ancora la squadra, io la definisco giallo-azzurra, bicolore, colori sgargianti in questa grigia giornata, ancora con una bellissima azione, un tiro un po' da meno dimenticare. Ottimo all'impostazione, da dimenticare. Come la giornata, qui questa qua la definiamo azione da dimenticare, un fallo, fallo l'arbitro estrae il fatidico e meritato cartellino. Ancora un'azione pericolosa, finta, doppia finta, grande parata del portiere. Stiamo vedendo dei portieri veramente molto preparati. Ricordiamo Arzignano-Legnano 0-0 il finale, con l'ultima azione che sfila sopra la traversa. Invariata la classifica. Detto, bella partita, ma comunque bella partita. Come si vince da immagini, una notevole predominanza dell'Arzignano. Io passo la domanda a Paolo Falferri, perché grande punto domani, compleanno del Papa, ma io vorrei sapere, sono un po' curioso Paolo, tu domani dove sei? Appuntamento molto importante, no? Domani festeggio i 117 anni del mio Milan, sarò a San Siro. Del nostro Milan. Del nostro Milan, vado a San Siro, ho avuto l'occasione di avere un biglietto, un invito particolare sul box sky del settore, diciamo, chiamiamolo così, VIP del Milan, no, e festeggeremo i 117 anni del Milan. Sarò molto contento e porterò anche mio figlio. Passa ai cinesi o no questo? Il Milan, allora io penso che adesso magari Don sente parlare di soldi, milioni, e dirà
non sarà il suo campo, non sarà felice, però il Milan penso che... Abbiamo stuzzicato Don Franco. Però dico, sì, con 200 milioni solo un pazzo scatenato, non, a meno che non siano soldi di Silvio che voglia passarseli, ma penso che sia cosa fatta. Abbiamo una bella domanda per Don Franco, Paolo gliela fornita su un piatto d'argento, un assist, come si dice in gergo. Cosa ne pensi, Don Franco, di questo giro di soldi attorno al calcio? Prima abbiamo accennato, prenditi tutto il tempo che vuoi. Prima abbiamo accennato, no, ai giochi dei nostri ragazzi, questi che state presentando, dove al massimo comprano il pallone, le scarpe, ti regalano la tuta e finisce là. Quando entrano i soldi, quindi c'è potere, perché qua i soldi sono potere, e più sono soldi, più c'è potere. E più c'è corruzione. C'è, abbiamo aspettato Don Franco a metà della puntata perché sapevamo che questo è il tuo terreno. Queste cose qua sono cose vergognose, quelle che sta succedendo. Non si può pagare un uomo. Ho visto oggi Messi, i cinesi sono disposti a dargli 100 milioni a stagione. 100 milioni a stagione. Non è normale, non è lecito, è immorale. È immorale. Si giocano per divertirsi. Non so, quei 5-10 mila euro al mese potrebbe essere più che sufficiente. Allora, lavorano tutti per quello per noi 1000 euro. Don Franco, noi siamo dilettanti in gioco per quello. Franco, sì. Le contesto quello che lei dice. Dimmi. Voglio contestare Don Franco. Dai, via. La puntata si accende. D'altronde allora, mi trova in parte le do ragione sul discorso dei soldi. Però lei deve ricordare, Don Franco, che se una persona costa... Non è neanche giusto dire una persona, se un giocatore viene pagato 100 milioni di euro, dietro a quel giocatore c'è lavoro per persone, c'è un insieme di cose, televisione, c'è un giro enorme che fa fruttare, diciamo, sì, è vero, la corruzione, come lei dice, che non lo so sotto che punto di vista può essere, però c'è un giro, le persone allo stadio, c'è ritorni economici dove fanno girare anche l'economia. Non essendoci questo, io dico, per esempio, lei ha nominato Messi, Cristiano Ronaldo è una persona che movimenta 300 milioni, quello che scrivono, perché io assolutamente non sono il suo procuratore, 300 milioni di euro l'anno, ma altrettanti li fa girare nell'ambito lavorativo, ci sono persone che lavorano dietro, insomma, sparendo quelle cose là, secondo me diventerebbe non più il calcio. È anche vero che io metterei un limite, fermiamoci a un certo limite, ma non andiamo oltre, non chiaro i 5 milioni di euro, perché i 5 milioni di euro li prende un imprenditore, voglio dire, però anche perché un calciatore per fare la vita che fa deve essere abbastanza agiato. Quello che voglio dire, io sono un dipendente, sono un operaio, non mi piace il paragone, ma digli che vado a lavorare, perché per loro fanno fruttare la loro immagine a favore, non li sto difendendo, però dico, ognuno fa il proprio, ecco, noi... Forse Don Franco intendeva dire che ma Don Franco è andato, distribuzione delle ricchezze, Don Franco è andato giustamente, come diceva, il nostro lavori per 2000 euro, non credo neanche, ma 2000 euro a io lavoro al mese. Di più, io lavoro di più, la fatica che fai tu è per prendere, non so, 50.000 euro, 90.000 euro. È una cosa estremamente diversa. E si diverte anche. Si diverte. Si divertono. È il loro lavoro. E anche Don si diverta. Don fanno anche le bizze. Sono preso. Però fa parte io so che la Chiesa. Perché, guardi, Don, le dico io, forse il mio più caro amico che ho è Don Alberto. Don Alberto è il direttore della biblioteca antica di Sant'Antonio di Padova, no? Io con lui ci discuto di queste cose qua, è un po' come lei, è un po' uno che cerca sempre di farmi capire, però io porto le mie idee e lui porta le sue, e ci scontriamo sempre, come lo sto facendo con lei, ma non è uno scontro, è solo una discussione, una assolutamente discussione. Però diciamo che loro hanno, io come prendo il mio stipendio cerco di portare al mio titolare il mio operato, loro porteranno purtroppo in maniera diversa economicamente, purtroppo così. Diciamo che la verità sta quasi nel mezzo. Abbiamo scatenato. Grazie Gianpiero. No, quando a suo tempo Don Franco ha detto che sono ragazzi viziati e sono d'accordo. Sono ancora viziati. No. La gente non va neanche più allo stadio. Non va neanche più allo stadio. Non va più allo stadio. Pagati. È l'effetto contrario di quello che si voleva ottenere. Non si va più allo stadio per due motivi.
perché noi io prendo l'operaio, economicamente non ha più soldi per andare allo stadio, i biglietti si sono alzati, per vedere la partita ci vogliono 50-60 euro e questo purtroppo non si può fare. Per mantenere i giocatori come ce l'hai bisogna tenere i biglietti alti, ok, però vedo che insomma, ci siamo su quelle cose là, e la TV, i vari media, se Sky, Premio, che sia, ha portato via la gente dalla... Bene, abbiamo avuto... Allora insisto con le parole di Don Franco, sono anzi viziati, troppo pagati, e attorno a loro si muovono capitali immensi e sproporzionati. Perfetto, noi passiamo dopo questa bella discussione accesa ma molto corretta, passiamo ai tabellini, passiamo al calcio dei dilettanti. Pronti? Autoscuola Loris, seconda categoria, girone G. Qua abbiamo una buona vittoria dell'Eurocalcio sul Transvector, Giampiero. Il Real Stroppari batte il Santa Croce e c'è quella bella vittoria dell'Arsenal esterna con il Pedemontana. E il Santana continua a conare. Andiamo con la classifica dell'amico Lorenz. Tu sai che io non metto mai le prime classifiche. Guarda classifica. Guarda che bella classifica. Anche qua si rispecchia un paio di squadre che se ne vanno. La zona UEFA, Giampiero, il fellette potrebbe esserci ancora dentro. Esatto. Andiamo, proseguiamo. Il nostro amico Gomme, Flavio Gomme. Flavio, ecco qua, vedo un 7-0, forse leggo male, ma c'è un gran 7-0. È il Crespino che dice il Crespino. E il Crespino è 1-1, Giampiero, oggi. E anche il mio Rosolina un pareggio. Molti pareggi su questa... Andiamo a vedere la classifica. Ecco, il Bagnoli prende un po' il volo a 30 punti. Anche qua si sta delineando un paio di squadre per... una bella zona UEFA gonfia, piena. Ultima classifica. Vediamo se Bagnoli continua a tenere la meta. Dai, auto. Uno stop dell'Esedra Don Bosco, inaspettato, in casa contro Reato Silvano. In casa della Curta Lorese. E anche qua diciamo che la Sacra Famiglia fa un buon risultato contro il San Martino. Il derby, Sant'Ignazio Brentella. Sant'Ignazio Brentella, del tuo Brentella. Del tuo Brentella. Esatto, anche qua. Vizio. Vediamo la classifica, Giampiero. Sì, ecco qua. Curtarolese, hai visto? Allora, io domenica ero proprio sul campo del Don Bosco a vedere la partita amicizia in sera Don Bosco Curtarolese. Beh, la partita era passata in vantaggio Don Bosco 1-0 al primo tempo. Bravo. E i portieri tutti e due impegnati con belle parate. Giampiero, come hai visto il Curtarolese? Curtarolese l'attacco molto forte, e mentre la difesa Don Bosco molto forte, quindi credo sia stato giusto il pareggio, però la Curtarolese qualcosa in più poteva fare. Al girone di Boa posso domandarvi un pronostico sulla Curtarolese? Venerdì prossimo chiameremo Giampiero in diretta e ne parleremo di questo. Dimani in Arena. Ecco qua un girone. Ecco, il Lions Villanova batte un Atletico 2000. Attenzione, Giampiero, l'Atletico 2000 si è rinforzato, potenza, una squadra con da vertice. Cambio della panchina, attenzione. Ma molto, molto anche di giocatori molto importanti. La vittoria ristretta del Cristoforo Colombo sull'Atletico Noventana, e prosegue qua la marcia del San Martino contro un Fiorentino. E la Virtus Agna, torna alla vittoria, molto bella. 3 punti in casa. E attenzione, Giampiero, che quel Quartura io l'ho visto giocare diverse volte, è una gran squadra. Classifica. Che batte il Sant'Agostino. Qua purtroppo insomma, il campo San Martino di Saonara viaggia. Non dico quasi a punteggio pieno. Oggi ho sentito Pippo Maniero, gli ho detto, ma è una squadra che vince il campionato, e subito si è toccato di tutto. Ma vai tranquillo, è la squadra già attrezzata per la prima categoria. Sai cosa c'è a Saonara, posso dirlo io? Sì. A Saonara c'è tranquillità, serenità e felicità, nel senso che là nessuno percepisce nulla, sono felici, vanno a mangiare dopo la sera. Pippo ha instaurato, io li vedo gli allenamenti perché sono là, vedo proprio... Questo è il calcio che piace a Don. C'è anche il Sant'Agostino del Miasero del Don Franco. Che oltretutto attenzione, abbiamo Don Franco. Don Sant'Agostino ha rifatto i tappeti sintetici. Il Sant'Agostino di cui parlate è quello del Bignasio. Di Albignasio, eccolo là, Sant'Agostino di Albignasio. Ha rifatto completamente i terreni sintetici di ultima generazione, è una cosa meravigliosa. Io saluto invece anche gli ultimi, se non i primi, una frase...
il Moreno del Vallonga 90, un dirigente storico del Vallonga. Andiamo avanti col Balzo Trattoria al Bosco, sì. Qua i famosi derby qua. Con gli Ugani, una sonora sconfitta contro il Battaglia Terme, ha inflitto al Battaglia Terme esternamente. La Teste, una buona vittoria contro il Montegrotto. Il Galzignano continua la corsa a suon di gol. Andiamo a vedere la classifica. Galzignano Terme primo in classifica, che qua ci sono 3-4 squadre però che... E domenica dirò dove sarò presente in questo girone. Benissimo. Lo dirò dopo nella terza parte, quando diremo gli impegni di domenica. Benissimo. Prossima. E anche il deserto per Numia, attenzione. Trincanato insegne, secondo giro. Vai. Qua abbiamo il San Fidenzio, purtroppo che perde in casa contro Milano 2-0. Un Vigonza finalmente contro un Galzer Olimpio che riesce a fare i tre punti che... danno un po' di respiro, morale. E mi ha sorpreso un po' la sconfitta esterna del Lido di Venezia, Giampiero. E anche del San Benedetto in casa con Gianico. Andiamo a vedere la classifica. Guarda il San Benedetto che ha perso in casa proprio con la testa Gianico della classifica. Attenzione. Sì. Questo qua è il girone di Don Franco, pieno di santi. Abbiamo San Benedetto, abbiamo San Fermo. Questo girone dopo Don Franco chiederemo ogni santo. Se lo segna il suo girone N, Don Franco, chiaro? È infarcito di santi, per cui... Ecco il Vigonza che la vittoria... tre punti, sì, li avvicina al vetro. Esatto, bravo, sì, bravo. Benissimo. Ultimo. Qua abbiamo il girone Q del Resort Innovation e abbiamo il Condor con la vittoria esterna, consolida la classifica, un Fossalunga, anche lo, seppur un risultato, Massanzago, le nostre padovane. Rulla il Rossano. Vediamo la classifica. Le nostre padovane. Esatto. Anche qua, attenzione però, che... Guarda che conta. Che qua non esiste, qua esiste anche qua zona UEFA. Non e nessuno si decide a voler andarsene. Don Franco, in questo girone, è come giocare a 3-7 chi fa meno. Guarda la classifica, 28, 27, 27, decisamente molto incerta. Molto corta. E qua si giocherà fino all'ultima partita per il salto diretto in prima categoria. Esatto. Quindi interrompiamo un attimo, ovviamente abbiamo finito. Io passo l'ennesima domanda a Don Franco, uso un termine calcistico ovviamente. Oh. Don Franco, in che parrocchia ha militato? Beh, quante casacche ha cambiato? Casacche. Attualmente sono a Mandriola dal 2000. Prima ero a Carceri vicino Este e prima ancora sono stato a Minotte, che è un paesetto, è una frazione di Merlara, ecco, nella bassa padovana. Minotte. Merlara, sì, che adesso è ancora parrocchia, ma non ci sono più preti ormai, quindi... la parrocchia si è aggregata a Merlara. Ogni tanto va in trasferta nel paese. Posso domandare, Don Franco, ovviamente anche se è una domanda un po' particolare, quale esperienza gli è rimasta più impressa oppure in maniera il contatto con le comunità. E dopo ho sempre avuto, specialmente anni fa, perché adesso ormai ho una certa età e quindi è più... Ma ho sempre avuto, siccome avevo parrocchie piccole e quindi avevo anche tempo, ho sempre avuto attorno molti giovani e questo mi ha aiutato a studiare, per esempio, a mettermi in confronto, a dover approfondire anche temi di giovani, di filosofia, di chiesa, di storia, di socializzazione, ecco, anche di politica magari, perché a volte ti mettono in questa situazione. E quindi in questo sono stato, anche se con parrocchie piccole, ma avvantaggiato in qualche maniera, ecco, perché ho avuto contatto diretto con la gente e avevo tempo per ascoltare, per stare insieme, per mangiare insieme, ecco questo. Prima di passare la parola a Giampiero, permettimi Giampiero, una domanda proprio a tutto braccio che mi è venuta così, sentendo. Un giudizio sui giovani d'oggi, attuale generazione. Beh, abbiamo solo ancora 40 minuti. Ma ti dico, credo che ci siano ragazzi molto impegnati, no? Penso nei gruppi di volontariato, anche nei gruppi di chiesa, ma anche nei gruppi sportivi, per esempio, no? Ecco, sono tutti ragazzi che hanno delle idealità, hanno delle convinzioni. Quelli che mi preoccupano di più sono quelli che sono fuori, cioè quelli che chiamano un po' liberi, che non sono
che non hanno, che non hanno idealità, che non hanno obiettivi, che non hanno magari, e quindi basta un po' di musica o basta soltanto che non sanno, quello che preoccupa è che non abbiano delle degli ideali, ecco. Può essere anche una ragazza, può essere anche una ragazza, cioè che abbiano uno scopo, che abbiano una grossa tensione verso qualcosa, e questo qua li trovi allo sbando. Cioè, che ci sia un obiettivo ben preciso, che sia sportivo, che sia, professionale. Qualsiasi, di arte, non so, di studio, che può essere politica, può essere fare volontariato, ce ne sono e tanti, però quello che preoccupa, casomai, sono i ragazzi che non hanno né arte né parte, se così possiamo dire. Don Franco, lei è letteralmente un fiume in piena in senso buono, e io le faccio un'altra domanda che probabilmente non basterebbero due puntate. Il calare delle vocazioni. Credo che sia però, per me è positivo, ti dico perché è positivo. È un male che non ci siano preti o vocazioni, però probabilmente abbiamo fatto così tanti errori noi, Chiesa. Io non faccio parte dell'altro clero, sono un poveraccio, ma l'impostazione probabilmente della Chiesa, molto chiusa, ha fatto sì che i giovani non si sentono attratti dal prete. Perché uno dovrebbe andare prete? Adesso, voglio dire fesserie, ma perché uno dovrebbe andare prete? Qual è la prospettiva nostra di fare, non so, i professionisti del sacro? No. I preti sono tutti stanchi, per esempio. Sono tutti legati, non so, a una struttura mentale, clericale, che è molto chiusa. Se guardo i preti che vanno alla televisione, adesso mi dispiace perché ci sono anch'io magari nella televisione, ma non faccio neanche caso che sia questa sia alla... Ma i preti che si presentano in pubblico a volte sono così di mentalità ristretta, che uno dice, ma per carità, no, siamo fermi al Medioevo noi preti, siamo fermi al Medioevo, bisognerebbe... Cioè, mentre noi pensiamo che la gente deve pensarla come noi, siamo noi che dobbiamo diventare un pochettino più umani, più terra-terra. No, Gesù Cristo aveva i piedi per terra. Siamo noi che siamo legati alle nuvole, facciamo discorsi che sono dell'altro secolo. E bisognerebbe che noi leggessimo un pochettino più il Vangelo e che fossimo un pochettino più reali, più concreti. Ci sono i problemi, le problematiche dei giovani, le problematiche delle famiglie, le problematiche che hanno adesso l'operaio, che ha anche il politico, se vogliamo. Ecco, dovremmo dare una risposta. Invece le nostre risposte sono sempre attaccate per aria, sui principi. No, dobbiamo essere concreti. Noi dobbiamo pensarla come la gente, non la gente deve pensarla come noi. Pensare, Gesù Cristo non era dentro alla categoria clericale, Gesù Cristo. Era sacerdote, ma era un sacerdote fuori proprio fuori, nel senso vero della parola, il mio Dio è fuori. Perfetto, Don Franco, guardi, io la devo interrompere per questione di diretta, però sta facendo un discorso veramente molto coraggioso e penso proprio che non sarà l'ultima volta che ne inviteremo. Vedi che io conosco, anzi, Don Franco, come anzi, la ringrazio già in anticipo, ringrazio già in anticipo Don Franco, perché veramente ha fatto una disamina molto, permettimi di dire, molto, ma molto coraggiosa, anche pre-natalizia, molto profonda. Grazie, Don Franco, ma avrò modo di ringraziarti durante la puntata e anche la fine. Grazie veramente. Ora andiamo a delle immagini che il nostro buon Davide ci farà partire. Siamo a un avvenimento molto importante, già passato l'11 dicembre, la festa dei veterani dello sport di Padova. Veterani, già la dice la parola stessa, anche Giampiero si unirà nel commento. Veterani, che è l'associazione benemerita riconosciuta dal CONI. Ricordiamo anche la sede, che è allo Stadio Ganio in Viale Nero Rocco, ovviamente. Qui siamo al Tezzon di Campo San Piero, dove sono svolti appunto i festeggiamenti. Ricordiamo appunto, eccola qua, l'Unione Nazionale Veterani dello Sport, riconosciuta dal CONI, come dicevo precedentemente. Molti questa personaggi famosi. Guido, benvenuti, che colgo l'occasione per salutarlo, certo. Presidente, benvenuti. Ecco, e abbiamo anche proprio il significato che io vado a leggere, come si evince da immagini che scorrono in diretta. L'Unione Nazionale Veterani dello Sport riunisce in Italia migliaia di ex atleti e dirigenti sportivi.
Tiene vivo lo spirito e la passione per lo sport, fonte dei più puri ideali, sviluppando al contempo i vincoli di fratellanza fra tutti gli sportivi. Con l'esempio, la disciplina e la propria competenza alimenta la passione per la pratica sportiva, promuove iniziative agonistiche, tecniche, educative, formative, culturali e ricreative. Vuole essere sprone e guida ai giovani che si dedicano o si avvicinano allo sport, trasmettendo loro i suoi valori più puri. Sostiene le categorie svantaggiate e si adopera per la lotta al doping e alla violenza nello sport. Beh, direi che sono una serie di principi molto, molto profondi che ci legano anche al discorso che ha fatto precedentemente Don Franco. Ecco, abbiamo vari ospiti, se vai tu a illustrare Giampiero, gli ospiti che vedi. Oppure te ne dico sì. Qualcuno io? No, prego, no, prego, no, Giampiero, ma prego. Intanto vediamo il clima prettamente natalizio. Vediamo, per esempio, siamo in clima natalizio, quindi una bellissima riunione. Vediamo anche, c'erano come ospiti Laura Teani, portiere azzurra del plebiscito, e vediamo, ecco qua, qui il nostro, no, un attimo perché sono scoperto, eccolo qua. Nostro benvenuti, sempre presente, sempre puntuale, vediamo Ruggero Villani seduto a tavola, aspetta, presidente Bardelle. Regionale Gianfranco Bardelle, sì, l'ex assessore allo sport del comune di Padova, Cinzia Rampazzo, ho visto per un attimo anche il delegato CONI per Padova, Flaviano Murato, quindi praticamente un CONI al completo, e ospiti proprio, dicevo, la Laura Teani, portiere azzurra del plebiscito, ed Elisa Queirolo, sempre difensore azzurra del plebiscito. Zuin, detto sceriffo, ex arbitro di calcio. Quindi altri personaggi, vediamo un po', vediamo se me ne sfugge qualcuno. Ricordiamo sempre che ci troviamo alla festa di domenica al Tezzon di Campo San Piero. Oltre agli ospiti presenti, quindi Paolo Donà, ricordiamo essere caporedattore del Gazzettino, e Paolo Zuin, che abbiamo visto prima, ex arbitro, l'assessora o assessore, perché insomma di moda anche maschile e femminile, certo. Come ha detto l'ex presidente. Posso interrompere Giampiero? Abbiamo il mitico Milo Darè, ex capitano del calcio Padova. Emilio Darè, indimenticato, libero. Anni 80. Libero, Milo, anni 80, Milo. Grande Milo. Posso ricordare anche i consiglieri in rapida successione, certo, Giampiero. Intanto ricordo anche, sì. Abbiamo visto proprio il presidente CONI, provinciale Murato Flaviano, abbiamo visto proprio anche il presidente regionale Gianfranco Bardelle, e poi il presidente del CIPA Ruggero Villai, sempre presente in queste occasioni, e poi soprattutto anche Francesco Bettella del nuoto, ricordo che è stato anche premiato 20 giorni fa nella sala della prefettura di Padova. Anche la signora Daniela con marito, ex Scuba Libre, quindi associazione di sub, e quindi personaggi importanti che si ritrovano proprio in questo periodo natalizio, anche ecco la Cinzia, Flaviano Murato, un amico, Ruggero Villai, che si presta sempre, ricordiamo, con i disabili. E anche Ruggero Villai, pochi lo sanno, ma è un grande giocatore di bocce. Attenzione, perché si difende molto bene. Ma le bocce ricorrono sempre al nostro programma. Bocce o bocce da biliardo, proprio bocce. Proprio. Certo. Ah, ecco qua. Adesso, sì. Sono le premiazioni e poi dobbiamo andare a delle interviste. Qua siamo proprio alla rush finale riguardante appunto le premiazioni di rito, ricordiamo, al Tezzon di Campo San Piero, in quel di Campo San Piero, AD 11 dicembre, quindi un evento già passato, ecco, siamo proprio alle... Buongiorno, alla nostra festa dei veterani abbiamo il piacere di presentare quattro personaggi di grosso rilievo. Abbiamo un vecchio capitano del Padova Calcio, Emilio Darè,
anni 80. Anni 80-82, capitano della squadra. Quando certo. Il calcio era abbastanza bello a Padova, adesso un pochino meno. Quando il calcio era, diciamo, più seguito di quanto sia oggi, e magari in un momento in cui il Padova stava risalendo dalle categorie inferiori dove era arrivato. Ecco, quindi ho avuto la fortuna di giocare in un periodo dove allo stadio c'erano 15-20.000 persone ogni partita. Ecco. Io ti ringrazio per l'invito a questo evento, per aver conosciuto anche degli atleti che hanno toccato le massime vette di sportivo, che altrimenti magari non avrei potuto. Ecco, per me è stata un'esperienza bellissima oggi conoscere queste persone. Grazie a te. E adesso passiamo a un'altra bella ragazza. Buongiorno. la quale fa l'attaccante e segna i gol. Sì, e non si annega, sai nuotare abbastanza. Beh dai, un po' me la cavo, diciamo. Elisa Coirolo. Sì. E facciamo parte della squadra del plebiscito Padova, siamo campionesse in carica italiane. E quest'anno abbiamo altrettanti appuntamenti, tra poco tra l'altro giocheremo la finale di Coppa Unipol, quindi speriamo di ottenere il massimo anche quest'anno. Molto bene. E a Rio abbiamo partecipato alle Olimpiadi, abbiamo vinto l'argento olimpico. Bene. E tu sei portiere? Io sono portiere, Laura Teani, ribadisco tutto quello che ha detto la mia collega, campionessa d'Italia, argento olimpico, e vi ringraziamo per l'invito a questo evento. Noi ringraziamo voi perché grazie. Io mi sono commosso con voi. Mi fa piacere, grazie mille. E qui abbiamo un altro campione che ha vinto due medaglie d'argento alle ultime Olimpiadi di Rio. Sì, io ho vinto due argenti alle Paralimpiadi di Rio nel nuoto, nei 50 e nei 100 dorso. E fa appunto piacere essere qua perché sono stato invitato da voi anche dopo Londra, nella mia prima Paralimpiade, quindi in un certo senso mi avete portato anche fortuna, insomma, nel mio percorso, e queste medaglie pesano e ci rendono molto felici di avervi visto vincere queste medaglie, perché sono veramente gloriose. Grazie. Ecco, ricordiamo diretta, proprio prego, che l'ultimo prego. L'ultimo era proprio Francesco Bettella, nel nuoto, nelle Paraolimpiadi. Anzi, ho visto bene Guido Benvenuti che potrebbe anche portarti via il posto, sai Marco. Sì, l'ho visto. Ottimo. Molto, molto preparato. No. Sì, è bello, un veterano dei cronisti, quindi nuovo concorso. Ti lascio la domanda. Io ho una domanda per Don Franco. Ancora, permettimi a ringraziare ancora in diretta, non voglio essere eccessivo per il discorso di prima. Grazie ancora, prego. Bene. Io ho una domanda per Don Franco, le piacerebbe andare a fare il parroco a Bastia di Rovolon? Beh, sono nativo da Bastia di Rovolon, ai tempi miei parlo di 60 anni fa. Domanda non casuale. Era un paesetto, no, ma è un bel paesetto. D'altra parte la buona gente la trovi dappertutto, anche quelli che non vengono in chiesa. È vero. Perché c'è un sacco di gente, anzi la maggioranza della gente, l'85-90%, non viene in chiesa, non gira attorno alla chiesa, però è gente che fa il proprio dovere, che fa il proprio lavoro, porta avanti la propria famiglia, è onesta, è seria, no, ti dà una mano quando può, anche se magari in chiesa non ci va mai. E sono cristiani anche quelli, Io sono di anonimi, però sono cristiani, perché mettono in pratica quello che è fondamentale del Vangelo, che non è andare in chiesa, è vivere il Vangelo, che è la carità, che è il rispetto, che è, per esempio, l'attenzione agli altri, il rispetto della persona, la giustizia, per esempio, e sentire i problemi degli altri come problemi anche propri, no? Perché se risolvi i problemi degli altri, risolto anche i miei. Certo. Ecco. E questa gente qua, la stragrande maggioranza, magari non ha contatto con la Chiesa, perché magari ha voluto prendere distanza da una Chiesa, da una gerarchia, però sono profondamente umani e anche cristiani, anche se in realtà la parola non vuol dire niente, non è necessario essere per sé, avere l'etichetta cristiana. Grazie Don. Prima di andare in pubblicità io voglio dire una cosa, è successo alle ore 22:15, una battuta, Paolo Falferri è in sintonia con Don Franco sul discorso della Chiesa. Ne parliamo dopo e adesso andiamo in pubblicità. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri,
offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova, in zona Arcella, in via Bonazza, numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Romi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Promi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Promi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Promi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Alpignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23. Telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Alpignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia di interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra.
Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Benvenuti, ero apparso e poi scomparso, il bello della diretta. Giampiero, le liste mercato autunnale sono chiuse le liste, quindi ufficialmente Don Franco rimane a Mandriola, giusto? Sì. Mi sembra che ufficialmente no, quel piano là, ma si è chiuso alle 7, si è chiuso alle 7 ore 19, oggi 19 chiuse. Nessuna raccomandata in partenza, trasferimenti e svincoli, quindi rimane ancora per un anno quantomeno, rimane perché ha avuto un contratto da oltre 1 milione di euro, ecco, ci voleva la domanda pepata di Farferri. Io approfitto ma io ho una domanda più seria per domandare a Don Franco. Vai Giampiero, vai. A quando Don Franco è in pensionamento? Beh, io sono già in pensione. Sì, sì, sono già in pensione. No, penso l'anno prossimo anche di ritirarmi, perché arrivi a una certa età in cui ti rendi conto che vorresti fare un passo di qualità diverso. Non so se nel vostro lavoro l'avete fatto questa esperienza. Cioè, la pastorale, quando dico pastorale, l'attività che fanno i sacerdoti, no, in parrocchia, che vuol dire, non so, catechese, vuol dire carità, vuol dire attenzione alle persone, vuol dire celebrazione, vuol dire preghiera. Questa pastorale, no, che educa un po' la fede cristiana. La nostra pastorale è ferma a quando la nostra gente era ancora legata alle campagne, lavorava la terra. Siamo ancora fermi a 60-70 anni fa per sé, è ancora la stessa, è cambiato quasi niente. No, la catechesi, la maniera di celebrare, la maniera di... facciamo con le processioni, tanto per dire, no? Quando le strade erano tutte libere. Oggi non sarebbe neanche pensabile fare una processione sapendo che le strade sono tutte intasate dalle auto. Deve fare chiusura al traffico? Non è mi seccherebbe anche a me trovarmi davanti a una processione, no. Allora, lo vedo anche, scusa, in occasione proprio di quella di Sant'Antonio. Sì, ci sono un sacco di processioni. Molto bella. Ma però in realtà non si può più occupare le strade, perché la gente ha diritto di usare le strade, anche e se non ha addirittura un'attenzione religiosa, ti domando perché dovrebbe aspettare, no, che altri liberino la strada. Ma quando prendiamo in mano il Vangelo, ci rendiamo conto che magari ciò che è fondamentale nel Vangelo non è quello che magari mettiamo in pratica noi. Per esempio, se io mi leggo il Vangelo, e l'attenzione, la nostra fede è Gesù Cristo, non è un libro, dico il Vangelo, ma noi, la nostra fede è Gesù Cristo. Gesù Cristo è molto più grande del Vangelo, è molto più complesso, molto più, ecco, variegato. No, ma noi Gesù Cristo lo conosciamo dal Vangelo, anche se dobbiamo andare magari un po' più là poi del Vangelo per capire la persona, perché la nostra fede è una persona, non è un libro. Allora, nel Vangelo, per quel poco che posso approfondire, mi rendo conto che Gesù ha lavorato, per esempio, 2 anni e mezzo di vita pubblica, 35-36 anni, ha lavorato e nessuno sapeva neanche chi era. Ha lavorato come tutta la gente, come tutti, senza neppure sapere, no, chi era questo qua? E gli ultimi 2 anni e mezzo, quindi neanche 3 anni, si è messo a così a parlare a vita pubblica. Ma quello che Gesù ha cercato in quei 3 anni e mezzo è stata creare un minimo di comunità con un gruppo di discepoli, alcuni erano apostoli, altri discepoli, 30-40 persone. E ci ha messo 2 anni e mezzo a cercare di metterli insieme, di dare alcuni principi, no? Ecco, di carità, di perdono, ecco, di dialogo con questi ragazzi. E ha detto una messa solo. L'ultima sera, no, l'ultima cena, una messa solo. Noi invece, come preti, come chiesa, facciamo il contrario. Noi diciamo messe a nastro tutte le domeniche. E chi lo sa se riusciamo a creare comunità. E invece la prima cosa è creare una comunità. Quindi io devo mettere in atto tutto quello che serve per creare la prima, una comunità. Che la comunità poi può essere che celebri una messa. La comunità si interesserà dei poveri, la comunità si interesserà, no, degli immigrati, si interesserà di ammalati, la comunità farà catechesi, si interesserà di ragazzi, dei giovani, di bambini. No, ma è la comunità il centro
di una bisogna pastorale. Bisogna crearla e poi sarà la comunità. Dopo ci sarà la messa. La funzione, e invece noi cosa facciamo? Funzione. Prima battezziamo, prima diciamo la messa e dopo qualche santo sarà. No? Qualche santo creerà la comunità, sei, che non è, non è proprio e invece così non viene campo. Mai creata. Ecco. Un'altra allora, chicca. La prima cosa è creare una comunità, tenendo presente che al centro c'è sempre Gesù Cristo. Poi, cioè, sono le idealità per cui le attese che vorrei magari realizzare. Ormai io ho finito il mio cammino, però se dovessi continuare a fare pastorale, le farei su sta linea qua, cioè metterei in atto. Anche la sagra potrebbe essere un aiuto per creare aggregazione, no? Ecco, perché non tutti vengono in chiesa, ma per esempio i ragazzi vengono a giocare il calcio, così sul campetto a giocare, anche quello aiuta per creare comunità. Bene, al di là di questo, cos'è che è fondamentale ancora? È fondamentale l'attenzione ai poveri, cioè quelli che non ce la fanno da soli, no? Che può essere l'ammalato, può essere l'anziano, può essere l'immigrato, può essere quello che viene a bussare alla porta. No, bene, la comunità è per questi, perché quelli che sono giovani, quelli che sono bravi, quelli che sono in salute, quelli che hanno soldi, non so, cioè, si arrangiano da sé quelli, non hanno bisogno di aiuto. Ma la comunità Gesù l'aveva messa in piedi, non perché dicessimo messa, non perché andassero in paradiso, no, l'aveva messa in piedi questa comunità perché si interessassero di quelli che sono i emarginati, di chi ha più bisogno, per gli emarginati, perché in realtà, cioè, con tutti gli assenti sociali che abbiamo, con tutti gli, non so, gli aiuti dei centri sociali, in realtà i poveri non li vede nessuno, esatto. E sono loro che devono sono l'oggetto per sé della Chiesa. Invece cosa succede? Che la Chiesa è diventata una religione, è diventata un monumento, è diventata un'istituzione, un monolite con cui bisogna fare i conti. Ma Don la Franco, Chiesa... ahimè, sì sì, grazie, ahimè, devo scusami, troppo, no, Don Franco, parlo troppo. Abbiamo dei tempi tecnici purtroppo da rispettare e quindi andiamo con i tabellini, sarebbe da stare due ore con Don Franco. E sarà l'occasione anche per richiamarlo. Ripetiamo, noi ci riserviamo la fortuna di invitarla di nuovo, Don Franco, perché veramente ci hai illustrato tematiche molto molto importanti e molto, sei stato molto coraggioso, lo ripeto. Bene. Ecco, andiamo ai tabellini. Andiamo Paolo, sì, andiamo con Michelotto, come io ho due partite. Sì, abbiamo due partite qua, io ne avrei una. Dai, vai. Allora, ho Piovese Ambrosiana e Pozzo Nuovo Cerea. Perfetto, sono le mie stesse perché sono non Piovese Ambrosiana, partita certo. Della verità per la certo. Piovese di Carletto Perone. Sì. Pozzo Nuovo Cerea per Funchi. E se non sbaglio, prima contro UEFA. Seconda, terza contro quarta. Esatto. Ci siamo? Andiamo e proseguiamo con le costruzioni. Vinnai, anche qua io ne ho due, vai. Io ne ho, vediamo se col nuovo mister Saonara Villatoro a Sandonà. Ce l'ho anch'io. E voglio Treviso Union Pro. No, io Sandonà, Saonara Villatoro per confermare la tradizione del cambio della panchina. Della panchina. E Favaro Union Cunifi, Punti Speranza per zona playout. Bella. Andiamo con la promozione Interflow dell'amico. Ma è facile. Favre, io ne ho due, vai. Ancella Mestrino. Anch'io. E ho Torre Melarredo. No, io Ancella Mestrino perché è ultima chance al certo, Mestrino di poter bloccare la capolista. E il Ponte San Nicolò Dolo in palio punti pesanti per zona UEFA e zona playout. Esatto. Andiamo, prima attacco inficio marcato, due ne ho anche qua. Ma io ho il Tagliolese Ponte Correzzola e l'Atletico Conselva Fiessese. No, io il derbissimo Monselice. Te l'ho lasciato. La Rocca, dopo anni, si riscopre il sapore del derby. E Solesinese Stoppale, anche qua, per confermare la tradizione del cambio panchina. Della panchina. Certo. Andiamo con la prima Zanoni infissi dell'amico Florio, due ne ho qua. E io per visione ho Maserà Campetra Savio. E ho Rubano Albignasego per vedere se l'Albignasego riprende. Io ne ho due. Bene. Due stelle contro i due monti. Tra i due chi rimarrà in centro classifica? E Vigo Limanese Union Canoniche, perché solo l'Union a questo punto con la classifica e il morale può fermare la corazzata in fuga di Mister Tano Cristo. Andiamo con la seconda. Andiamo con Benton Brenta dell'amico Romeo. Io ho il Montinello contro un BP 93 e ho la partita del Torreselle contro il Fontanivese. Lascia te la. No, qua me ne hai fregate tutte e due. Vuol dire che avevamo la stessa idea. Andiamo con la seconda autoscuola Loris dell'amico Loris. Per simpatia io ho il Transvector contro l'Olimpia. Sì. E voglio capire se il Real Stroppari
riesce a fare un risultato a San Pietro. Allora, benissimo, perché io ho San Pietro, Losane, Aston Pali in palio punti in zona UEFA importanti e Virtus Romano Arcier in palio punti UEFA e anche promozione per salire in prima categoria. Proseguiamo con Flavio Gomme. Io ne ho una, la dico, Turchese Bagnoli, da terrestre partita scontata. Però destino quel Rosolina Grignano. No. Allora io Bosano Granzette per rimanere in scia delle prime della classe. Proseguiamo girone Auto Davis, gran amico Neato. Silvano, ne ho una io, vai. Io ne ho una solo qua, Brentella Montà. E io vai Sugana Veggiano, paura. Perché? Paura di perdere. Attenzione. Qua c'è terrorismo da bassa classifica. Proseguiamo con la seconda di Mani d'Arredo. Qua ne ho una, vai. Guarda, io qua ti dico che voglio vedere il risultato del Cartura contro il Pro Athletic. Non ne metto altro, ecco, so dove andrai tu, lo so. Io ho due Atletico, l'Atletico Noventana con l'Atletico 2000 per capire chi è Don Franco il più atletico per uscire proprio dalla zona play-out. Vittoria scontata è l'Atletico 2000. Ma scusa, Paolo, ti interrompo, scusa, vittoria scontata, cioè tu vai a vedere le partite scontate perché? Perché il biglietto è dimezzato? No, perché non pago il biglietto, perché parlo bene in trasmissione. Fammi capire un po', parli di partite scontate, allora volevo capire. Proseguiamo, Bartolatoria, il mostro dell'amico Gianfigio, io ho due... Io ho il Monte Grotto contro il Due Monti Abano. Io ho Colli Ugani in Gagignano Terme, partita di cartello al 95%, io sarò presente allo stadio di Mo e deserto Pernumia. Ultima possibilità per il Pernumia di poter scontro riuscire. Diretto, certo. Salvezza. E proseguiamo con Trincanato Insegne, ne ho una, vai. Ma guarda, io vorrei dirti, la partita ce l'ho nel San Fidenzio che va a giocare a Campo Croce e vediamo se riesce a fare una buona vittoria. Io invece ho il Gazzaro Olimpia Chirignago che ospita lo Sporting Scorzè. Chi vince può continuare a sperare per la zona UEFA. Ultimo girone alle scienze. Innovation, ne ho una, vai Paolo. Beh, qua andiamo con... guarda, potrei dirti il Condor a Fontane. Tu invece hai un'altra partita. Io ho Cima Piave Fratte. Chi vince continua a sognare, che non costa niente e fa tanto morale. Don Franco. Dai, ecco, abbiamo concluso con il prossimo Bene, turno. Abbiamo vai. Fatto una rapida carrellata, abbiamo 2 minuti, veramente siamo... 120 secondi alla fine, come si dice in gergo. Io partirei subito nel ringraziare Don Franco Scarmoncini per la presenza veramente di spessore, per i concetti che ci ha annunciato in maniera chiara. Ripeto ancora, molto coraggiosa, molto profonda. Io vorrei dire a nome di tutto lo studio di non andare in pensione e di farci il saluto, perché hai ancora tanto da dare, secondo me. Però questa è una nostra opinione. Grazie comunque. Non vuoi aggiungere altro su... Noi ti abbiamo esortato a continuare, tu cosa ne pensi? Guarda, io pensavo di cambiare passo, questo pensavo. Ecco perché mi hanno già promesso che manderanno un altro sacerdote a Mandriola. Quindi si riapre il mercato. L'intenzione mia è quella di fare un'esperienza diversa. Certo. Ecco, ce lo puoi dire, Don Franco, o... Dico, spero di poter trovare qualche altro sacerdote, qualche altro laico, mettermi insieme e pensare una pastorale un po' diversa sulle linee che dicevo prima. Bravo, no, certo. Vedendo quello che è essenziale per una persona, indipendentemente dal fatto che frequenti o non frequenti la Chiesa, no, che creda o non creda. No, ci sono dei valori comunque umani, no, sociali o politici, non so, che bisogna coltivare. E bisogna, cioè, non è soltanto in ordine o a posto, soltanto perché noi diciamo, ma se vieni in Chiesa è a posto. No. Ci sono persone, e sono la stragrande maggioranza, che devono sentirsi tranquille lo stesso, anche se in chiesa non vanno mai. No. Questa è una frase... Sono amate da Dio, comunque, anche se in realtà loro, quei preti, hanno... Un rapporto particolare. Ma sapere di essere amati da Dio e che comunque Dio
ti aiuta, indipendentemente che tu vada in chiesa o no, che tu prega o non prega, che tu sia d'accordo con i preti o no, è che Dio ti vuole bene, questo è un concetto fondamentale, e questo dobbiamo tenerlo presente, e tutti andiamo in paradiso, tranquilli. Comunque, che fa... noi ci lasciamo con Don Franco, queste sono delle grandissime parole, no, ma te dico, penso che chi è a casa, dobbiamo essere sereni e contenti, abbia colto. Ha usato un termine calcistico, cambio passo da buon mediano, certo. Oppure puntando l'avversario. È un attaccante, Don Franco è un attaccante. Quando ero ragazzo io giocavo, sì, soltanto che io correvo tanto e combinavo poco. Che ruolo? Che ruolo? Vabbè, io in genere ero sulle ali più che altro. Ma veloce, in realtà io correvo tanto ma combinavo poco. Ti dico, combinavo poco. Va bene. Siamo veramente alla fine. Io veramente è stata una bellissima serata, molto, molto intensa. Io saluto qui la mia sinistra Paolo Falferri, che sarà domani in quel di San Siro a festeggiare un'eventuale vittoria del nostro Milan in onore del suo compleanno. Siamo veramente, mancano 30 secondi, possiamo andare 45 secondi. Io ricordo l'appuntamento di lunedì prossimo, certo. Ore 19:30 presso Villa Patriarca a Milano, un appuntamento molto importante, panchina d'oro del calcio veneziano, attenzione, con personaggi di tutto rilievo, dal presidente nazionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio Lorenzo Olivieri e dal suo segretario Aragonesi, dal mio presidente regionale Veneto Giuseppe Beppinuzza, segretario Alessandro Borsetto, quindi verranno premiati gli allenatori che si sono distinti nel veneziano, e fa piacere che Michele Marton, proprio l'organizzatore in qualità di Ajax di Venezia, abbia avuto questa bella idea. Noi saremo lì a riprendere con le nostre telecamere di Caffè TV. Grazie Giampiero, esaustivo, chiaro e preciso come sempre. Noi ci rivediamo domani alle ore 16, quindi mi raccomando in replica, canale 95, Caffè TV 24. Siamo qui il 23, quindi l'antivigilia, il 23 alle ore 21, ovviamente per la puntata che potrà essere quella conclusa. Salutiamo ancora Don Franco, tre volte grazie veramente per la tua presenza. Ovviamente arrivederci al 23. Ciao a tutti. Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime, dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità, dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie, dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070.